pure a volte Del ricordo di Fabio Marinelli, grande ciclista che ci ha lasciato domenica pomeriggio e che ha spezzato il cuore a tanti amici che lo conoscevano, parte da ciclodromo di Gualdo Tadino, dedicato ad Adolfo Leoni, campione del mondo 1957, il prologo del giro ciclistico per cicloamatori dell'Umbria 2024. A dare il via è Francesco Cecconi, pioniere della bicicletta di Gualdo Tadino, ma occorre anche ringraziare e ricordare coloro che hanno reso possibile questa avventura. La riscoperta del Giro dell'Umbria per cicloamatori dopo tanti anni di assenza. E allora il ringraziamento va a Enrico Bianchi che ci ha dato l'anima, ce l'ha messa l'anima per organizzarlo, insieme con la Federazione Ciclistica dell'Umbria, lo XEN di Fabrizio Paffarini, presidente Fabrizio Paffarini, che ha voluto legare da un anno intero a pensare e ideare questo giro ciclistico dell'Umbria il nome dello XEN. E poi Carlo Crocetti per la regia tecnica. Per Fabio Marinelli c'è una targa speciale, il numero 100, rosso, distinguibile tra tutti. E sarà quel numero 100 che andrà al concorrente più combattivo per ogni tappa. C'è poi il trofeo per Paola Scopporini e quello per Antonio Fabio. L'organizzazione si avvale degli sponsor tecnici Dipa Abbigliamento Sportivo, la MC2 di Marco Cassetta con il patrocinio della Regione dell'Umbria, il comune di Gualdo Tadino, quello di Gubbio, il comune di Valfabbrica e di Fossato di Vico. Si comincia con il prologo, con la crono a squadre, tre giri della pista di Gualdo Tadino. Si può correre in tre o fino a cinque concorrenti, ma il tempo viene preso sul secondo. L'ultimo concorrente deve arrivare, se non c'è la penalizzazione, entro il minuto dal secondo classificato. È l'occasione per stare insieme, perché poi domani alle 17 ci sarà l'inizio vero della competizione del Giro dell'Umbria, con il giro della zona industriale di Gualdo Tadino, con due partenze. Sono 100 i concorrenti, un risultato insperato. Enrico Bianchi non ci credeva che potesse avere questo successo, e invece in 100 hanno risposto all'appello. Arrivano da tutta Italia, dalla Puglia fino all'Emilia Romagna, tutti che vogliono partecipare a questo Giro dell'Umbria che riscopre grandi emozioni e soprattutto una grande avventura. Ecco, sono 4 giornate da passare insieme, il prologo, poi abbiamo detto la gara su circuito nel pomeriggio di domani e poi 2 mattinate, quella di sabato con la medio fondo, con davvero la possibilità di giocarsi la vittoria, e la chiusura sempre domenica alle ore 9 per la cronoscalata che dalla Rocca Flea porta fino a Valsorda. 4 giorni per scegliere chi saranno i vincitori del Giro dell'Umbria. Intanto la gara di oggi, il prologo di oggi, è servito per dare il valore di quello che saranno le forze in campo. Per assegnare le prime maglie di leader che partiranno nella gara di domani e soprattutto per consegnare quelli che sono i bracciali o le fasce, che sono di colori differenti in base a quello che rappresentano
le varie categorie nel modo migliore. Intanto le maglie sono state assegnate. Le maglie vanno per Paolo Totò del team Go Fast, il suo compagno di squadra Luca Carassai, categoria Master 1 e Master 4, e poi per la categoria femminile a Susanna Ponzo della Di Gioia Cycling Team. Una cosa è certa, sono tanti i protagonisti annunciati che si potranno giocare la maglia per il Giro dell'Umbria. Domani avremo già le prime risposte. Il sindaco Prosciutti in bicicletta ci va mai? Mai. Mai andato, però piace guardare. Però mi piace guardare. Sì, sì, sì. Beh, ha anche questa bella occasione che quando Tadino riscopre il Giro dell'Umbria. È una bellissima occasione, poi oggi si parte da questo impianto, credo, tra i migliori dell'Umbria e del Centro Italia, poi domani la gara in linea, poi la cronoscalata, insomma. Giornate belle, importanti di sport, ma come vedo con molto piacere di amicizia. Poi è chiaro che la competizione c'è, ma soprattutto c'è la voglia di ricominciare, perché era un po' di anni che il Giro dell'Umbria non si faceva e siamo contenti che si faccia qua. Mi pare che a Gualdo Tadino danno un grande segnale di voler fare le cose, no, vicepresidente? Beh, direi proprio di sì, ma Gualdo Tadino è stato sempre una società, un paese che ha dato molto al ciclismo, lo vediamo con questo splendido impianto. E c'è da ringraziare solo i ragazzi qui di Marco Cassetta, MC2 Bike, che ha organizzato questo Giro dell'Umbria spettacolare. Oggi abbiamo assistito al prologo con tante squadre, tanti ragazzi, veramente bellissimo. Grazie anche al presidente Paffarini e l'Oxen con cui collaboriamo sempre, quindi direi che l'attività va avanti bene. Speriamo di farne ancora tante in questo impianto, perché veramente merita, perché è un impianto veramente bellissimo. Sì, però l'avete stracciati, no, no, non è mica bello però, che dici? Allora, prima cosa ringrazio tutti gli intervenuti a questo evento, ma soprattutto bisogna ringraziare Enrico Bianchi, ma lo sappiamo, ma io da presidente, anche da atleta, sono finito, sono morto, non è più per me, però lo ringrazio ovviamente, ma ringrazio soprattutto chi si è spostato, l'amministrazione comunale, il sindaco è ancora qui, coetaneo, quindi amici da vecchia data. Comunque ringrazio tutta l'amministrazione, tutti coloro che ci hanno aiutato, il gruppo sportivo Avis e tutti quelli che ci aiuteranno in questi 3 giorni, cercheremo di fare il meglio possibile, però un doveroso ringraziamento va a tutti i corridori che sono venuti qui con noi a cimentarsi sulle nostre strade, e anche a te Gian Piero che sei sempre qua con noi. Grazie mille, grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi giorni.